Eccolo Stile Lomagna, ragazzi, sono tutti quanti carichi arzilli nel canale. Come potete vedere, ancora una volta vi ho messo la nostra bella cagnolina Nila che vi manda un bacione e un abbraccio a tutti quanti. E ringrazio anche lei tutti gli iscritti che ci sono nuovi nel canale e tutti quelli che da tanto mi seguono con costanza e con tanto ardore. Oggi volevo partire subito con la pela di mercato, che mi premeva appunto dirvela perché è stata fuori nelle ultime ore e tra l'altro riguarda un ballottaggio, una sfida all'ultimo sangue col Milan, che anch'esso è su questo giocatore. Chiaramente entrambe le squadre stanno cercando di puntellare il centrocampo, dato che per il Milan, che sì, è destinato molto probabilmente a lasciare il club già a gennaio, se arrivasse un'offerta importante, o meno che il club appunto di Gazzidis non riesca a trovare un accordo col giocatore proponendogli uno stipendio dignitoso. E la Juve, come tutti sappiamo, sta cercando di rinnovare il centrocampo, anche se va detto che con Locatelli abbiamo messo a posto molte cose e con il ritorno di Arthur probabilmente troveremo una piccola quadra a livello gestionale, a livello di qualità e di ritmi appunto nella mediana. Però si sta studiando sempre di più, tramite Cherubini arriva bene, il colpo Donny van de Beek. Ragazzi, molti di voi me l'hanno nominato, me l'hanno appunto osannato anche in chat. È un grande giocatore obiettivamente, pianta stabile a Manchester United, non ha stupito come molti sapete. Ed ha un valore di mercato attorno ai 35-40 milioni massimo di euro. Ha avuto un picco massimo di 60 milioni in precedenza, ma poi si è stabilizzato attorno ai 35-40. Ed è il valore più o meno degli altri centrocampisti che la Juve sta procacciando, come Tchouaméni, Tielemans. Insomma, sono tutti giocatori di questo valore che però potrebbero fare le nostre fortune. Quindi, giustamente, è uno di quei talenti che vale la pena appunto portare a casa se possibile, e di sicuro aiuterebbe a costruire un centrocampo roccioso con Locatelli, Arthur e appunto Van de Beek, e avere riserve come Bentancur, Ramsey, Rabiot. Insomma, riuscire a costruire una rosa in modo tale da poter usufruire dei giocatori che adesso noi dobbiamo schierare titolari per forza, utilizzare appunto come polmoni e come rincalzi o gregari in corso di partita. Purtroppo questa è la situazione che noi stiamo vivendo adesso. Stiamo cercando, tramite Allegri, che sta facendo molto bene obiettivamente nelle ultime partite, di mascherare i problemi, appunto cercando di trovare delle tattiche che non mettano in luce le lacune dei centrocampisti. Chiaramente vengono fuori lo stesso perché abbiamo visto che ci sono dei limiti tecnici molto forti, molto importanti. Però Allegri in questo modo, diciamo, operandi, soprattutto l'ultima partita che abbiamo visto contro il Chelsea, sta cercando in qualche modo di dare un compitino ad ognuno, sensibilizzare ogni calciatore all'attenzione massima, in modo tale che se anche non sono dei top player, riescono nel loro piccolo a fare il massimo e a evitare errori. Quindi questa è l'unica cosa che Allegri sta predicando, perché sa benissimo che la rosa non è al massimo. Quindi diciamo che la vittoria col Chelsea, oltre a galvanizzare l'ambiente e darci linfa vitale per il Torino, dove spero che faremo una grande partita, poi ne parleremo, dovrà servire anche come spartiacque per la dirigenza per capire che non è abbastanza andare avanti con questi giocatori qui. Cioè, questo messaggio dovrebbe arrivare forte. Allegri sta facendo il massimo e sta cercando di portare la rosa ad un livello alto, anche se è mediocre. Però Allegri sta facendo capire tramite le conferenze stampa, diciamo punzecchiando anche i giocatori nei loro limiti, e di far capire alla dirigenza che deve assolutamente intervenire a gennaio e assolutamente a giugno, perché se non interviene a gennaio il mercato di riparazione, a giugno assolutamente devi fare due o tre acquisti minimo, perché abbiamo visto anche Pirlo, lo ripeto, non è stato aiutato e la Rosa ha fatto fatica, ma veramente strafatica, a vincere la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, e abbiamo visto che è arrivata al pelo dell'uovo in Champions League per un pareggio del Napoli. Quindi attenzione a quello che succederà. Io mi auguro che questi nomi che sto facendo, che chiaramente non sono ufficiali, vengano presi in considerazione. Quindi uno di questi deve arrivare assolutamente per rinforzare la nostra mediana. Poi un'altra cosa di cui volevo parlarvi, perché alcuni di voi me l'hanno chiesto, una piccola opinione, soprattutto Gigi, che saluto. E quello che, per quel che riguarda la questione di Calciopoli, è ufficialmente stato detto che Giraudo ha la possibilità in questo momento di rinfrancarsi, cioè di evitare appunto di essere sanzionato, di essere andato avanti nel corso dei tribunali e dei processi, perché ha il diritto di chiedere, chiaramente tramite la Juve adesso, il risarcimento di quei due scudetti. Quindi la Juve assolutamente può cominciare, diciamo, la trafila, perché sarà lunghissima. Sapete come sono le cause in tribunale e tutte queste procedure burocratiche.
legali, però può iniziare il procedimento per riavere i due scudetti. Quindi questo riaprirebbe tutta la questione di Calciopoli. E non dico che ci assolverebbe fondamentalmente, farebbe capire, sgominerebbe diciamo il tentativo dell'Inter di distruggerci, detto in parole povere. Non me ne vogliono gli amici interisti, però, perché non c'entrano niente i tifosi, però obiettivamente, sfruttando gli agganci che avevano diciamo, nelle compagnie telefoniche, soprattutto Trocchetti Provera con la Telecom, hanno diciamo, fatto i furbi, hanno fatto cadere in prescrizione i loro crimini, in modo tale che non fossero incolpati di nulla. E poi hanno scaricato tutto il barile, soprattutto sulla Juve che è nata in B, ma anche su altre squadre, Milan, Regina, Lazio, eccetera, eccetera. Quindi questa è stata una cosa gravissima e purtroppo a distanza di 15 anni si fa fatica, diciamo, ad avere la stessa ondata che abbiamo avuto noi nando in B. Cioè c'è uno strascico importante che potrà comunque a dei dibattiti, a delle liti, però ormai c'è cioè, la foga, la forza con cui può essere trattato questo tema è molto minore rispetto a prima. Ci si può solo rimanere veramente amareggiati e indignati, ma più di così no. Però, appunto, almeno sapere che l'Inter, in maniera veramente losca, ci ha messo il bastone tra le ruote per distruggerci, per impedire al nostro impero di fiorire, di continuare a produrre vittorie tramite, appunto, l'acquisto di giocatori fenomenali come quelli che avevamo nel 2006 e soprattutto con gli allenatori che avevamo che producevano veramente un gioco importante, intanto da portarci a vincere gli scudetti facilmente e arrivare almeno ai quarti di finale di Champions. Mi ricordo ancora nel 2006 quando arrivavamo appunto contro l'Arsenal battendo il Werder Brema. Quindi era un momento in cui la Juve era all'auge, al massimo, aveva una squadra veramente fortissima, secondo me negli 11 anche superiore alla Juve di 2015 e 2017 che fecero le finali di Champions. Quindi era una Juve che aveva cominciato un percorso che secondo me l'avrebbe portata nel giro di pochi anni a vincere la Champions, questa è la mia opinione, però poi chiaramente è successo quello che è successo, addirittura l'ha vinta l'Inter nel 2010, quindi ormai non possiamo più parlare neanche di un possibile successo di Champions League, quindi me lo auguro che succeda chiaramente quest'anno, nei prossimi anni, perché vedo una Juve che piano piano sta rientrando in scia anche a livello europeo, e quindi questo è quanto. E poi volevo dire anche questa cosa che riguarda Chiesa, perché mi fa veramente piacere che Allegri gli abbia trovato una sorta di incastro perfetto per farlo giocare da centravanti. Non so cosa ne pensate voi, infatti lo metterò anche nel titolo. Come lo vedete, Chiesa centravanti, cioè se può essere una svolta a livello tattico in modo tale da creare imprevedibilità e questo genio sregolatezza e evitare che i giocatori ci facciano il vestitino pronto su misura come un sarto e ci analizzino perfettamente per non farci fare gol oppure per chiuderci nella nostra area o addirittura batterci anche 1-0, 2-1 di misura. Perché, come avete visto, Dybala e Morata sono prevedibili, non hanno giocate estemporanee, hanno sempre gli stessi movimenti, non saltano mai l'uomo e non hanno quell'appeal, quell'aggressività, quella faccia cattiva, bramosa di vincere, non so come poter dire, di andare su tutti i palloni, di andare sulle seconde palle, cioè è così che si vincono anche le partite. E Chiesa è un giocatore che non è altissimo, non può fare il centravanti di sfondamento a difese chiuse, no? Non può essere un giocatore che fa gol di testa contro una squadra che ha il pullman in area, però può essere un giocatore che ha degli strappi importanti in ripartenza e quindi può giocare da centravanti, soprattutto se ha vicino a sé un Bernardeschi di turno, un Kean di turno, però tutti i giocatori che hanno gamba, che hanno questa possibilità di muoversi sul fronte d'attacco in maniera funambolica e imprevedibile, cambiando sempre fronte e versante di gioco. Questo è come la vedo io, quindi mi auguro che Allegri trovi questo nuovo spunto tattico e col Torino, soprattutto dopo che le parole che ha detto Juric, molto offensive da un lato, dicendo che l'unica squadra di Torino è il Torino e non la Juve, spero veramente che si becchi una scoppolina fatta bene e che appunto vinceremo e daremo seguito alla grande vittoria di Chelsea contro il Chelsea. Grazie ragazzi di avermi seguito, un bel pollicione se hai visto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie sempre di esserci, eh. Un saluto anche dalla cagnolina che è qui, che si è tutta bella spalassata nel divano. Ciao ragazzi!